Martedì 30 di agosto, il notiziario di Senigallia Notizie, benvenuti. Si chiude oggi l'edizione 2022 della Fiera di Sant'Agostino, un'edizione inizialmente tormentata dalla pioggia, ma poi caratterizzata da un bel tempo che dovrebbe rimanere anche per la giornata conclusiva. Durante la serata di lunedì, controlli della Guardia di Finanza e della Polizia Locale nelle bancarelle dello storico evento senigallese. Una di esse in Piazza Garibaldi è stata sgomberata e resa inaccessibile al pubblico, evidentemente per irregolarità. La Protezione Civile Regionale ha emesso oggi un messaggio di allertamento per criticità dovuta a temporali per tutta la giornata di mercoledì 31 di agosto. Il cedimento del geopotenziale in quota determinerà, nelle zone in cui ricade il territorio comunale di Senigallia, condizioni di tempo instabile. A Palazzo Mastai la presentazione del libro Teologia dell'ora nona. Venerdì 2 settembre sarà presente l'autore Massimo Liritano, che dialogherà con Fabrizio Chiappetti. Senigallia, giornata di feste di bellezza alla Rotonda Mare, prima edizione del Venus Summer Party di Spazio Marche APS. Martina Ottaviani si aggiudica le selezioni di Venere d'Italia. Sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC, ci riconosceremo al volo. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia, in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it. Ed eccoci alle nostre rubriche e partiamo con la foto al giorno. Lo scatto di oggi è di Giampaolo Potito dal titolo Senigallia ellenica. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, alle foto con più like 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Eccoci anche alle previsioni del tempo di mercoledì 31 di agosto sulle Marche. Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, in serata cielo nuvoloso, molto nuvoloso con deboli piogge, sono previsti 2 mm di pioggia, la temperatura massima sarà di 26 gradi, la minima di 21, i venti saranno moderati e il mare poco mosso. La farmacia di turno nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 di agosto è la farmacia Filippini in via Piave a Senigallia. Grazie per averci seguito, a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.